Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben trovati in collegamento settimanale con il direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino. Ben trovato, direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Dopo qualche settimana, a dire la verità, di pausa dovuta alle mie, diciamo così, i miei impegni. Alle nostre ferie. Alle mie ferie, direttore, perché io so che tu sei sempre operativo e di questo davvero te ne faccio grande riconoscenza. Noi siamo una piccola banca, è giusto che non ci fermiamo mai, insomma, no? Perché la piccola banca deve essere sempre pronta per ogni situazione, per ogni evenienza, per ogni cambiamento. E quindi dobbiamo H24 sempre, questo è il nostro vantaggio. Le banche locali devono essere così, altrimenti che banca è? Certo, allora raccontami un poco, questa sera ci sarà ad Agropoli il presidente della FIGC, Gravina, sarai con noi? Ma sì, io lo conosco da molto tempo, Gravina, lo conosco perché lui è ancora vicepresidente, se non sbaglio, della BCC di Roma. Io che ho avuto rapporti bancari con la BCC di Roma almeno da 10 anni a questa parte, forse anche più, col direttore Pastore, lo conosco almeno da 30 anni, quindi mi è capitato di incontrare Gravina. Tra l'altro lui 3 anni fa è venuto qui, ha partecipato alla nostra assemblea dei soci, sempre in rappresentanza all'epoca della BCC di Roma, quindi lo conosco bene, ecco. L'anno scorso pure è venuto, siamo stati a cena insieme. Stasera sicuramente ci sarò alle 6 al comune di Agropoli, che viene per questo importante evento della squadra di calcio di Agropoli che ha raggiunto i 100 anni di età, e quindi lui viene a festeggiare questo evento importante, anche se di una piccola squadra, diciamo, di periferia, però 100 anni sono 100 anni per tutti. Assolutamente sì. Ne approfitto anche per fare un passaggio sulla Salernitana, molto seguita, insomma, dalla BCC di Aquara e non solo. Come stanno l'anno le cose? L'anno scorso siamo stati sponsor e dobbiamo dire che gli abbiamo anche portato fortuna, perché ha vinto il campionato. Quest'anno è impegnato in un campionato un po' più difficile. Non penso che ci metteremo d'accordo noi, io poi rappresento un gruppo di 4 sponsor che insieme l'anno scorso abbiamo fatto questo contratto, ma non penso che ci metteremo d'accordo, perché la richiesta quest'anno della Salernitana è troppo esosa. È vero che è Serie A, ma non si possono sparare certe cifre. Io, tra l'altro, stasera ci sarà pure Fabiani ad Agropoli e ne approfitterò per discutere di nuovo di prezzo, però sono cifre non troppo vicine, sono molto lontane, per cui penso che quest'anno... Però è triste comunque vedere la Salernitana domenica scorsa col Bologna, che a differenza del Bologna la Salernitana non aveva uno sponsor sulla maglietta, insomma nemmeno ci facciamo una bella figura. Questo dovrebbe capirlo anche Fabiani e abbassare un po' le sue pretese. Sono d'accordo con te. Invece domani, 26 agosto, un altro grande appuntamento di richiamo nazionale, sempre nelle nostre zone, e questo insomma ci rende felici, con un direttore importante di una testata giornalistica. Sveliamo il nome, direttore. Si chiama Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud, però è importante anche perché lui in passato è stato per lunghi anni direttore del Sole 24 Ore, che è il giornale di Confindustria, non è un giornale qualunque. Ebbene, lui è stato già ospite nostro l'anno scorso a Campagna, che presentammo il suo libro La Grande Bufala, quella che è il Sud, che sta sulle spalle del Nord. Veramente lui dice che è tutto il contrario, bontà sua. E adesso presenta questo libro su Draghi. Lui è un grande estimatore di Draghi, infatti ogni giorno i suoi editoriali sul giornale del Sud, sul Quotidiano del Sud,
si parla sempre bene di Draghi e di ciò che sta facendo per l'Italia, che poi è sotto gli occhi di tutti, insomma. E lui ha fatto questo libro, che è un bel libro, però chi vuole venire domani sera a Pestum, alla piazzetta paleocristiana, scoprirà direttamente chi è Roberto Napolitano, che cos'è oggi il Quotidiano del Sud, che è l'unico giornale, a mio modesto avviso, che difende effettivamente il Sud e le sue peculiarità. E nello stesso tempo ci capirà un po' di più su questa, sulla valenza ormai riconosciuta da tutti, anche in Europa, della valenza di Draghi come amministratore anche pubblico, dopo essere stato amministratore di enti importantissimi in campo bancario. Ecco, stavo dimenticando anche un altro grande evento che ha sponsorizzato la BCC di Aquara, sempre qualche settimana fa, anzi la scorsa settimana, che sarebbe la Trans Marathon, con una diretta con più reti televisive locali. Ci siamo stati anche noi e suppongo, insomma, sia stato un successo. Cosa ci puoi dire in merito? Ma tutto di bene, anche qui devo dire che è successo 10 giorni fa esattamente. Erano l'ultima tappa della Trans Marathon del Cilento, si è svolta ad Aquara con 220 corridori protagonisti. Insomma, è importante, è stata una bella gara, perché erano almeno 40 corridori in più rispetto alle precedenti tappe. Ma la cosa importante è che abbiamo avuto in collegamento diretto 4 emittenti importanti, emittenti televisivi locali: Cilento Channel, Stile, Lira e anche Italia 2, e abbiamo trasmesso in diretta l'evento in quasi tutta la provincia di Salerno, e le riprese sono state fatte dal basso con le telecamere fisse, ma poi tenevamo una telecamera sul drone ed anche una telecamera sull'elicottero, che abbiamo preso le immagini più alte, soprattutto del compendio più ambientale dell'intera Valle del Calore. È stato un bel evento, c'è stata una grande partecipazione di pubblico, è stato sicuramente l'evento più importante che abbiamo avuto quest'anno ad Aquara. Però la cosa importante è che la banca locale è al fianco degli eventi locali. Si può dire la stessa cosa per il libro di domani sera di Napolitano, per l'evento di Gravina stasera. Cioè la banca locale sta sempre al fianco degli eventi locali. Ecco perché noi diciamo che la banca locale è preziosa per le nostre per i nostri territori dell'entroterra, soprattutto, ma per questi nostri territori, soprattutto al sud, dove stiamo vedendo, le statistiche ce lo dicono, le grosse banche chiudono sportelli, noi ancora ne apriamo qualcuno. Quindi tutto ciò deve avere sicuramente un valore, e tutto ciò vorremmo che avesse un valore soprattutto per i nostri concittadini, che imparino ancora di più a far valere le cose che contano. Molto bene, chiudiamo con lo svelarci l'ultima filiale che aprirà la BCC di Aquara nel prossimo futuro. Ma guarda, per adesso non ci sono filiali all'orizzonte, perché insomma, aprire una filiale comincia ad avere dei costi molto significativi. Allora, se non c'è la ragionevole certezza che quei costi nell'arco di 1-2 anni saranno ammortizzati, è impossibile, perché noi dobbiamo ragionare, anche se è una banca, ma dobbiamo ragionare sempre e comunque in termini aziendali. È chiaro. Perché bisogna tenere sempre sotto controllo costi e ricavi. Purtroppo oggi i costi delle aziende, non solo bancarie, sono aumentati a dismisura, perché ci hanno buttato addosso un diluvio normativo che comporta poi un diluvio burocratico e che frena le aziende. Oggi, se non risolviamo il problema della burocrazia in Italia, perdiamo competitività come imprese rispetto alle imprese delle altre nazioni concorrenti. Dobbiamo stare attenti ai costi, però molti dei nostri costi sono costi che con una legislazione
di maggiore attenzione alla non burocrazia, noi potremmo competere con le altre nazioni dove, questo lo sappiamo per certo, la burocrazia non la fa da padrona come in Italia. Ecco, allora noi facciamo fatica a fare parti uguali fra diseguali. Ecco, quindi anche la banca, dicevo, deve stare attenta ai costi, non perché è una banca e può largheggiare con le spese, insomma, no? Come chiaramente chi amministra una cantina non è che può largheggiare col vino, altrimenti si ubriaca, insomma, no? Quindi dobbiamo stare attenti. Bene, grazie direttore, ci vediamo stasera sicuramente nell'aula consiliare del Comune di Agropoli, ma con i nostri telespettatori la prossima settimana per seguirti con messaggi e notizie importanti sull'economia. Sicuramente sì, grazie, arrivederci. Grazie direttore.